Buongiorno ragazze, buongiorno ragazzi e benvenuti nella mia morning routine da appanzata. Ebbene sì, questa è la mia morning routine durante la mia gravidanza. Qui sono ancora a letto, appunto, sto cercando di capire in che mondo mi trovo, ma stropicciandomi un po' la faccia mi rendo conto che è ora di alzarsi. Oggi è sabato, quindi non ho sveglie, non ho orari, quindi non avete visto la sveglia per questo motivo. E la prima cosa che faccio è vedere se mi ha scritto il mio amore, se è arrivato al lavoro, se ci sono messaggi. Dopo avergli risposto, la prima cosa che faccio è guardare i social, quindi rispondere ai vostri commenti sotto l'ultimo video o video precedenti. È una cosa che mi piace fare tantissimo, interagire con voi, rispondere ai vostri commenti, leggere le vostre esperienze, i vostri racconti. Quindi mi raccomando, non smettete mai di farlo perché mi tenete un sacco di compagnia. Un'altra cosa che amo fare è controllare Instagram, il mio social preferito. Lo adoro tantissimo e mi fa sentire veramente vicina a voi. Quindi se volete seguirmi mi trovate come Robertina_YouTube. Dopo aver risposto ai vostri commenti mi rendo conto che è proprio il momento di alzarsi e quindi insomma mi lamento un pochino, poi guardo l'ora e mi rassegno all'idea che è proprio ora di alzarsi. Una coccolina alla mia stellina e un buongiorno anche a lei e si parte con una nuova giornata. Una delle primissime cose che amo fare quando mi alzo dal letto è aprire le imposte, far entrare aria in camera da letto più che in tutte le altre stanze e, come una vera psicopatica della casa, la prima cosa che faccio è rifare il letto matrimoniale e quello di Federico. Proprio odio vedere i letti disfatti, è una cosa che mi manda in crisi nera, quindi primissima cosa aprire le finestre e rifare i letti. Una volta sistemato tutto, prendo il mio cellulare e mi reco in cucina per la colazione. Prima cosa bevo un po' d'acqua, ho sempre tantissima sete al mattino, soprattutto da quando sono in dolce attesa, e dopo la nottata un bel bicchierone d'acqua e poi mi inizio a portare avanti preparando un buon caffè, ovviamente decaffeinato, perché in gravidanza teina e caffeina è meglio lasciar stare. Quindi il gusto è uguale, va benissimo deca. Trovo che non ci sia nulla di più bello e più meraviglioso del profumo del caffè di prima mattina. Fatemi sapere se anche per voi è così. Chiudo la mia caffettiera e la metto sul fuoco. Mentre attendo che il caffè sia pronto per preparare appunto la colazione, mi reco in bagno per lavarmi semplicemente il viso, quindi rinfrescarmi un po', svegliarmi del tutto, leggo ovviamente i capelli e mi tuffo direttamente di faccia nel lavandino per riprendermi un attimino, perché sono veramente in un altro mondo. In questo periodo amo tantissimo mettere questo burro cacao che mi ha regalato la mia migliore amica Marta, che è un burro cacao di Sephora al cocco, è veramente fantastico, mi fa sentire idratata e completa, è al cocco ed è buonissimo. Torno in cucina, verso appunto il latte, lo metto in microonde, a volte alterno, a volte nel pentolino, a volte nel microonde. Questa mattina voglio fare prima e metto nel microonde. E una volta che il caffè è pronto, appunto, vado ad unire il tutto nella mia tazza preferita, cupcake. Un po' di schiumetta stile bar
E ci siamo, portiamo tutto e iniziamo la nostra colazione. Ecco qua cosa mi attende, anche le pastiglie per la gravidanza, ebbene sì, mi tocca. Zucchero. Solitamente mangio un plum cake, ma ho visto in pubblicità questi cereali e ho voluto assolutamente provarli perché promettono croccantezza anche con il latte super caldo e quindi li ho voluti provare, sono buonissimi. E poi a me mi toccano queste pastiglie orribili che hanno gusto di pesce, vedete la mia faccia contrariatissima, e sono anche dure da mandar giù perché sono anche belle grosse, però si deve fare. Rimediamo subito con dei cereali più buoni. Guardo sempre un video della mia youtuber preferite o comunque quelle del momento e ogni tanto durante la colazione sento anche dei calcetti della piccola Alessandra, quindi mi intenerisco tantissimo, al che dopo la colazione, guardando qualcosa in TV, mi prendo un momentino per me e per lei e le faccio qualche coccolina. Subito dopo mi reco in bagno per il lavaggio dei denti e una sistemata al viso, quindi mi sistemo, insomma, mi pettino e mi lavo i denti. Il mio trucco in questo periodo di gravidanza è sempre molto molto soft, quindi proprio un lieve rosato sugli occhi, l'eyeliner, immancabile perché mi fa sentire davvero truccata, quindi l'eyeliner non manca quasi mai, salvo fretta e cose varie, e poi appunto un filino di rossettino e quando me lo ricordo un po' di blush, proprio mi trucco veramente veramente poco. Una bella spazzolata ai capelli non deve mai mancare perché appunto ne perdo abbastanza e quindi li tengo sempre spazzolati, in ordine, insomma ci provo perlomeno. Metto questo profumo che mi ha regalato Riccardo alla violetta di Bottega Verde che è fantastico e mi piace appunto anche toccarmi i capelli, si sente tantissimo ed è buonissimo. Vestiti alla mano e mi preparo per portare giù la piccola Nala che non vede sempre l'ora di uscire, euforica al massimo. Approfittiamo di questa splendida giornata per andare un po' al giardino, farla correre e insomma farla divertire un pochettino. Io e Nala speriamo che questo video Morning Routine vi sia piaciuto, se vi va lasciate un like e se non siete ancora iscritte iscrivetevi al canale, vi invita anche Nala con la sua codina scodinzolante. Alla prossima, ciao!